e corde. Per evitare che gli ufologi potessero analizzare il campo, hanno mentito sulla sua esatta ubicazione. Prima hanno detto che si trovava a Opera, nell'hinterland milanese, ma quando i sopralluoghi li hanno smentiti, hanno confessato che la figura si trovava a Muggiò, in Brianza. La fattura del disegno è rozza e si nota il punto d'accesso, un po' poco per rivendicare la paternità di tutte le complesse formazioni che da un paio di anni stanno interessando anche l'Italia. Dalle indagini che abbiamo condotto, i cerchi nel grano sono falsi nel 90% dei casi in Inghilterra e nel 50% dei casi in Italia. Ma non tutti gli episodi si possono spiegare ipotizzando a scherzi di burloni, falsari, circle makers. Io personalmente ho analizzato delle spighe raccolte a Mill Kill in Gran Bretagna nel 2003. Erano state completamente disidratate da una forma di calore sconosciuta e confrontandole con le spighe che non erano state piegate, c'erano tali e tante differenze. Differenze non imputabili assolutamente a una burla. Ad esempio, ho riscontrato con un microscopio elettronico la presenza di insetti morti che erano aumentati notevolmente nel volume, e questo non è possibile spiegarlo con una burla. Dunque, quest'anno, nel 2005, c'è stato effettivamente un certo numero di crop circle, però rispetto per esempio all'ondata del 2004 e a quella del 2003, qualitativamente parlando, il discorso è abbastanza povero, nel senso che alcune delle formazioni che come Centro Ufologico Nazionale abbiamo potuto constatare erano evidentemente, diciamo, realizzate da mano umana, su questo non c'è dubbio. Altre erano frutto di abbattimenti o comunque avevano cause naturali e solo una minima quantità sono rimaste in una posizione, diciamo, da non poter tirare conclusioni, perché non dimentichiamo una cosa: anche quelli genuini, dei crop circle, disgraziatamente, quando le caratteristiche, diciamo, che danno in qualche maniera un quid di autenticità al tutto, sono effettivamente individuabili, beh, queste caratteristiche in genere si degradano in breve tempo. A parte il piegamento, diciamo, dei nodi, no? E diciamo, il fatto che questi scoppino, e questa è una delle caratteristiche fondamentali, però è altrettanto chiaro che se c'è per esempio qualche deformazione del campo magnetico locale, beh, questo per esempio è un fenomeno che oltre le 24, massimo 48 ore non si mantiene, quindi è impossibile constatarlo. Poi oggi c'è purtroppo una tendenza, tristemente, diciamo, ormai portata avanti, ed è la tendenza, non appena il crop viene scoperto, a distruggerlo. Ma questo va capito perché ovviamente i contadini sanno benissimo che nel momento in cui si sa che c'è un crop circle, arriveranno centinaia e qualche volta delle migliaia di curiosi magari a rovinare i campi vicini e nessuno vuole rimetterci il raccolto. Per cui i crop spesso vengono arati nel giro di 24 ore. Il 2004 è stata un'annata particolarmente feconda in Italia per cerchi nel grano. Sono apparsi un po' in tutta la penisola e anche a Parma, dove io e Christian abitiamo, abbiamo avuto il nostro pittogramma. È una formazione discretamente importante. Era formata da tre cerchi concatenati, quindi condividevano una parte in comune. Ogni cerchio aveva una dimensione di una ventina di metri. Una figura ben delineata, ben precisa, con i contorni molto netti. Le spighe si presentavano schiacciate in tutti e tre i cerchi in senso antiorario. Le spighe però erano completamente schiacciate verso il suolo, solo in alcuni punti erano spezzate a pochi centimetri dalla base. Ad un esame apparente, quindi ad un'osservazione visiva, il cerchio non presentava anomalie, nel senso che le spighe prelevate all'interno della formazione, confrontate con quelle tolte al di fuori, non vi era nessuna differenza, quindi il grano era assolutamente normale. Da indagini successive, diciamo, abbiamo potuto appurare diverse anomalie. Ad esempio, in un fotogramma dei tanti che abbiamo realizzato, abbiamo trovato una traccia scura, obliqua, in cielo al di sopra della formazione.
ci siamo ovviamente chiesti di cosa potesse trattarsi. Una risposta forse l'abbiamo trovata in un'opera enciclopedica uscita alcuni anni or sono, X Factor, che aveva avuto a suo tempo un discreto successo di mercato. Lì si parla in modo specifico di ROD. I ROD vengono definiti degli oggetti, perché in realtà non si sa bene di cosa si tratti, degli oggetti che volano in cielo ad una velocità ben superiore a quella degli uccelli. Infatti vengono rilevati unicamente tramite fotogrammi, quindi con scatti fotografici, oppure proiettando a rallentatore delle immagini riprese con delle videocamere. Di cosa si tratti è ancora da stabilire. Secondo alcuni si tratta di animali di origine terrestre, non ancora scoperti ufficialmente. Secondo altri sono invece un qualcosa che viene dallo spazio esterno. L'unica cosa certa è che la loro presenza è stata registrata qualora contemporaneamente si siano verificati invece dei casi prettamente ufologici. Altre anomalie sono state le mosche. Come tutti sanno, la presenza di questi insetti in una particolare condizione è stata associata alla autenticità dei cerchi. Noi personalmente non le abbiamo viste, però da indagini che abbiamo effettuato successivamente sono usciti dei particolari interessanti. In un sito internet che è lungoparm.it, che è una forma telematica di un quotidiano che viene pubblicato periodicamente a Parma, abbiamo trovato delle immagini particolarmente significative. Specialmente in una di queste si vede in ripresa ravvicinata una mosca che ha una postura strana, non solamente, ma è assolutamente priva di ali. Il fatto stesso poi che sia rimasta immortalata nella fotografia ci suggerisce che fosse stata morta. Altro particolare interessante l'abbiamo trovato in un forum, ufologia.net, in cui un testimone che aveva analizzato la formazione, che si era recato all'interno del pittogramma, aveva trovato su steli delle mosche sciolte oppure parzialmente bocciacchiate. Quindi noi personalmente non abbiamo rilevato nulla, però ci sembrano due particolari decisamente interessanti. Vuoi acquistare, vuoi vendere un'azienda? Cogefim. Vendita attività commerciali e artigianali industriali. Vendita immobili. Telefono 02 3272 448. Vendere aziende. Da 15 anni il nostro lavoro. Vuoi acquistare, vuoi vendere un'azienda? Cogefim. Vendita attività commerciali e artigianali industriali. Vendita immobili. Telefono 02 3272 448. Vendere aziende. Da 15 anni il nostro lavoro. Apri gli occhi, apri il tuo Serramento FS e apri la tua casa a un mondo di vantaggi. Arredato di porte, finestre e persiane, le più belle, quelle che ammirate nelle case più prestigiose o sulle riviste più blasonate. FS aggiunge più comfort, eleganza e sicurezza alla vostra casa. Vieni da FS Serramenti, costruiamo insieme il tuo sogno, la tua casa. Professionalità e competenza, misurazioni senza impegno e senza farti perdere tempo. E poi da FS compri ora e paghi in 36 comode rate mensili a tasso zero. Il montaggio dei serramenti FS è un capolavoro. Personale qualificato e discreto per un lavoro rapido e preciso senza l'intervento di muratori. Una casa elegante e sicura per te è un sogno? FS Serramenti lo realizza. Parola di Lazzaro. FS Serramenti in piazza. Domenica 2 luglio, tutti a Pontida. Noi riteniamo che il cerchio sia un falso.
quindi che sia di origine umana, e questo per vari motivi. Innanzitutto le spighe non erano piegate, ma erano completamente appiattite verso il suolo. Seconda battuta, non vi erano le classi anomalie che sono presenti nei cerchi autentici, quindi i nodi non erano né allungati né tantomeno esplosi. Le analisi del terreno effettuate dal dottor Patera del CUN non hanno rilevato una composizione chimica al di fuori della norma. In uno dei tre cerchi che componevano il pittogramma abbiamo trovato un buco particolarmente profondo che si ipotizza possa essere stato utilizzato diciamo come perno nella formazione. Inoltre nella parte in comune tra cerchi, quindi quella non interessata al piegamento, abbiamo trovato una traccia, una linea di grano piegato, una linea che diciamo congiungeva idealmente i punti di due cerchi, quindi si può supporre che una corda sia stata tesa diciamo al centro di due cerchi per poter realizzare la figura. Inoltre una cosa diciamo interessante, anche se vogliamo anche simpatica, è stata la vendita di t-shirt con il logo del pittogramma i giorni immediatamente successivi alla scoperta della figura, e diciamo questa tempestività diciamo è fortemente sospetta, senza considerare poi che alla fine, anche se non ufficialmente, gli autori sono stati identificati in ragazzi del luogo. Noi riteniamo che la cosa interessante del cerchio di Panocchia sia questa. Noi ci siamo trovati di fronte a due fenomeni ben distinti. Da una parte un qualcosa di artefatto, quindi origine umana, dall'altro delle manifestazioni tipicamente ufologiche. Però la cosa, secondo me, rimarchevole è un'altra, cioè non solo questa, ma è un'altra. Nonostante le anomalie rilevate, quindi immagini luminose in cielo non identificate, anomalie ai telefoni cellulari, insetti che presentavano un'apparenza strana, noi riteniamo, abbiamo dedotto, che queste anomalie non attestano che un cerchio sia vero, siano invece più correttamente correlabili a fenomeni ufologici in senso stretto. D'altra parte la letteratura del tema parla di questi tipi di anomalie. Il fatto poi che ci sia stata una sovrapposizione di fenomeni è un qualcosa tutto da chiaro, sono delle interconnessioni probabilmente da sviluppare, che sono probabilmente collegate e che speriamo con studi successivi di poter chiarire. I cerchi nel grano, se alieni, possono essere una forma di comunicazione con i terrestri? Per scoprirlo abbiamo sentito sia gli ufologi che gli psicologi. Vediamo qual è il risultato. E se i cerchi nel grano fossero un alfabeto cosmico? Lo credono gli sciamani Sioux Lakota, che affermano che questi simboli sono un antico linguaggio cosmico utilizzato dagli dei. Secondo i Pelle Rossa, i crops rappresenterebbero l'energia vitale della terra e celerebbero profezie per gli anni a venire. Queste simbologie sarebbero ricorrenti da secoli nella pittura Sioux. Agli extraterrestri pensa anche lo studioso inglese Colin Andrews, massima autorità nello studio dei cerchi nel grano, che sostiene che negli agroglifi ricorrono simbologie universali, come se il fenomeno interagisse con la consapevolezza di noi umani. Colin ha notato difatti che molti simboli si trovano nell'alfabeto degli indiani Hopi, degli aborigeni australiani, dei Dogon africani. Studiando le formazioni geometriche, Andrews ha trovato relazioni matematiche, numeri, date e la profezia di un grande evento che dovrebbe verificarsi il 6 maggio del 2101. Di che si tratti non si sa. Secondo Andrews, il 90% dei cerchi sono realizzati da burloni, ma il restante 10% non solo non è spiegabile, ma è anche assai antico. Andrews ne ha trovato menzione nelle leggi britanniche del 1600 ed in quelle del 1920 e del 1940.